When the world is in trouble, when our future is in danger, we call upon one man. But when he's busy, he calls. Sean Divine, motherfucker. Sinner's music, I'm here to satisfy. You're moving with us, slow, get ready, you can feel this right. No reason to feel dirty, just take a look at me. I'll give you what you want, let's take it set for ecstasy. We wanna shake with us, your time is your style. I wanna feel some magic. Fan del Super Show, ben approdati a questa nuovissima puntata targata Sclero. Oggi siamo ospiti del Politeama Barese, il teatro più amato da tutti noi cittadini di Bari. E ad attenderci c'è il pianista in jeans, proprio come piace a noi, il compositore più figo del mondo. Intervista in esclusiva a Mr. Giovanni Allevi. Guardiamocela adesso. Allora, adesso abbiamo un ospite eccezionale. Io sono realmente emozionata perché lui ha rivoluzionato quello che è il mondo della musica colta. Ha avvicinato i giovani alla musica classica, è un grandissimo compositore, è già stato su questo palco. È stato definito il Mozart del XXI secolo. Signori, il maestro Giovanni Allevi! L'applauso del pubblico. Ciao Giovanni. Grazie, grazie per essere intervenuto. Buonasera. Per averci dato la possibilità anche di conoscerti e di ascoltare la tua musica. Vabbè, io vorrei farti conoscere al pubblico per quella che è la tua carriera eccezionale. Ti sei diplomato tu in pianoforte al Conservatorio di Perugia, invece al Conservatorio di Milano, Giuseppe Verdi, sei diplomato in composizione. E, tra l'altro, pensate, è pure laureato in filosofia con una tesi. Questo è il bello del genio, no? Genio e sregolatezza. Sì, sì, sì. Entrando nel teatro Petruzzelli mi è subito arrivato il panico perché ero l'unico che portava i jeans. Finalmente entrati nel suo camerino, anche lui, da grande artista quale è, porta i jeans. Ciao Giovanni, ben ritrovato. Ciao, ma certo, perché le note rappresentano l'essenza delle cose, tutto il resto è superfluo. E allora per questo motivo mi permetto di calcare il palco con i jeans. So che verrò perdonato. Scusate. A te ti si perdona tutto, anche se ti presentassi col tutù. Questa giornata è molto importante per Bari perché è la festa dei baresi, ma anche per l'Europa. Che cittadino d'Europa sei? Hai mai fatto uno zaino in spalla in giro per l'Europa? No, certo che no. No, ho girato alcune parti dell'Europa grazie alla mia attività musicale. Quindi non con quella, come dire, disinvoltura e leggerezza di un turista, purtroppo, ma con la concentrazione e il pensiero sempre alle note, al pianoforte o all'orchestra. Prossimamente andrai molto lontano, so che questo tour si concluderà a Tokyo.
che rapporto hai col pubblico giapponese? È un rapporto molto bello, come lo stesso accade con il pubblico italiano. Si tratta di ragazzi molto sensibili che onorano la mia musica delle loro emozioni e io sono così contento di vederli. Però entrando qui nel tuo camerino abbiamo trovato una bellissima e senz'altro buonissima torta al cioccolato. Pensi questo possa accadere anche a Tokyo? Io lo metto proprio per contratto di avere una torta al cioccolato, però in realtà in questo caso si è trattato di un regalo assolutamente gradito da parte di Emma, che è una mia piccola fan di 6 anni, che mi ha pure fatto il disegno sulla torta. Tu sei spesso definito un vero e proprio genio della musica. C'è qualcosa che proprio non riesci a fare? Non riesco ad accettare le definizioni. Io sono uno che suona al pianoforte la sua musica e che la dirige con un'orchestra. Poi tutti i giudizi meravigliosi come quello che hai appena menzionato, oppure anche esattamente all'opposto, ecco, rappresentano qualcosa di esteriore comunque. La scaletta che oggi hai preparato per Bari, come è nata? Nasce sempre da una mia grande convinzione, cioè l'idea di condividere con il pubblico qualcosa di bello. E allora, oltre ai brani di mia composizione, eseguirò anche alcuni brani della musica classica, di Wagner, di Liszt, Chopin e Bach. Ti capita mai di andare in conservatorio, magari a trovare quei ragazzi che studiano per magari un giorno salire sul teatro del Petruzzelli? Ogni volta che entro dentro un conservatorio si spacca l'uditorio. Ci sono i miei sostenitori, che sono i giovani, poi ci sono i detrattori che si scandalizzano della mia presenza. Per il colpa dei tuoi jeans, scommetto. Per tutta una serie di motivi, ma che bello, però va bene così, va bene, va bene. È un tuo messaggio a loro che adesso sono lì a studiare? Play what you love and the people will love you. Suona quello che ami e la gente amerà ascoltarti. Ero pronto con la traduzione. Grazie Giovanni. L'ultimo tuo concerto qual è stato? Credo ieri sera in un palazzo dello sport a Cesena. E da spettatore? Da spettatore non mi ricordo. Però sono raffreddato la tracheite e allora mentre suonavo mi venivano i colpi di tosse. Va bene, succede pure questo. Alquanto particolare, ma vedo che lo sciroppo non ti manca, quindi... No, ho tutto un armamentario di medicinali che non servono assolutamente a niente. Ah, ecco, saranno contenti tutti i farmacisti di questo mondo. Grazie, un saluto su Telebari. Grazie, vi voglio veramente tanto bene. Ciao.